sono ormai detenuto e sono un grande conoscitore del carcere. Mi è capitato di entrarci diverse volte, ed entrarci come c'entra un osservatore che è interessato soprattutto al carcere come istituzione sorella di altre istituzioni. Alcuni anni fa, quasi 20, ho cominciato a fare interviste sul tema del manicomio e in alcune pagine, 2 o 3 pagine dell'istituzione legale di Basaglia, di Franco Basaglia, ormai dalla fine degli anni 60, lui per parlare del manicomio inizia parlando di queste istituzioni sorelle. Ne cita un po', adesso io potrei sbagliare, ma insomma più o meno siamo lì, il lager, la caserma, eccetera, eccetera. Tutti i luoghi, dice lui, non di violenza, come dire, esplicita, bastonate, botte, gabbie, ma tutti i luoghi dove è chiaro chi ha il potere e chi non ce l'ha. Io faccio questo esempio in genere, che è la scuola. Certo, la scuola e Auschwitz sono 2 cose diverse, però dobbiamo capire anche quanto diverse. Nella scuola, se noi sentiamo non di giorno, quando capiamo quali sono le relazioni tra gli esseri umani, ma di notte, in una classe, noi capiamo a chi l'istituzione dà il potere e a chi non lo dà. Poi nella realtà accadono altre cose, però partiamo da quello che vuol dire il meccanismo istituzionale, insomma, non la macchina a disposizione. Poi io posso avere una Ferrari e andarci a 20 all'ora, però la Ferrari è costruita ma da 300 all'ora. Poi dici, vabbè, ma io vado a 20 all'ora. Sì, allora non compri la Ferrari, vai a piedi o bicicletta, insomma. Quindi l'istituzione funziona così. Allora andiamoci di notte in una classe e vediamo la disposizione dei banchi e delle seggioline rispetto alla cattedra. Quando ero ragazzo, mi ricordo, al liceo vennero 2 ripetenti per un anno, stretto, ed erano grossi proprio. Uno era stato alto 1,80 ma l'altro era alto 2 metri. E comunque anche quello di 1,80 c'aveva 2 spalle così. E stavo in un banchetto grande, così, un banchetto insomma, della scuola. E iniziava la lezione di storia e filosofia e l'insegnante era alta così. C'era una cattedra enorme, gigantesca. E io non ne facevo una questione, come dire, ideologica, antropologica, però c'era questa sproporzione evidente. C'era una persona alta così, c'era un transatlantico, e 2 omaccioni così che stavano stretti in un banchetto. Ecco, questo è, come dire, è questa la violenza istituzionale. Utilizzo questo termine perché l'ho sentito per la prima volta utilizzato da un infermiere, Adriano Pallotta, che ha lavorato più di 30 anni nel manicomio di Roma, il Santa Maria della Pietà. Lui diceva, io ero un violento istituzionale, cioè non mi accorgevo di compiere una violenza, pensavo che fosse normale così. Poi pian piano abbiamo preso coscienza di quello che stava succedendo, ma non è stato facile, perché come dire, quello che ti mette a disposizione è la violenza, no? La disparità, questo disequilibrio tra chi c'è il potere e chi non ce l'ha, come scrive Basaglia. E questa cosa noi la troviamo anche nel lager, c'è un racconto di Shlomo Venezia. Shlomo Venezia, morto ormai da qualche anno, ma insomma neanche troppo perché l'ho conosciuto io, vabbè questo non significa, dice c'hai i capelli bianchi e porti occhiali che parli, però non troppi anni. E ci stavo a raccontare questa storia. Lui cioè, l'avevano messo a lavorare con i Sonderkommando, per cui era un internato che, come dire, aiutava l'istituzione nella quale era recluso a gestire i reclusi, per appunto. Stanno mandando delle persone verso la camera a gas e a un certo punto viene chiamato per nome. E questo è impossibile, nel senso perché all'interno del lager non hai più un nome, ma hai un numero, insomma, una matricola. Peraltro, racconta sempre Terracina, dice, se tu sei A3218, no? Non sei semplicemente A3218. In quanti modi puoi dirlo quel numero? No? 3218, 3218, 3218 e poi sempre in tedesco. Quindi tu hai tanti nomi, nessuno è il tuo. Per cui essere chiamato per nome è impossibile. Anzi, raccontano le sorelle Pucci, se prima non ho preparato perché sennò sarei state più. Sorelle Pucci che sono state portate nel lager e non sono state uccise, erano bambine al tempo, perché Mengele pensava che fossero gemelle e quindi voleva fare degli esperimenti su di loro. Le sorelle Pucci, recluse nel lager, messe in un Kinderblock, in un blocco non so, per ragazzi, giocavano, insegnavano. Raccontavano che giocavano a palle di neve e la mamma, reclusa ovviamente anche lei, andava a trovarle e ricordava loro il nome. Le diceva: tu ti chiami Andra, tu ti chiami Tatiana, no? Perché è una cosa che perdiamo. Se nessuno ci chiama per nome,
si chiama con un altro nome, alla fine noi ci chiamiamo con un altro nome. No? E non ci giriamo neanche più, dopo un po' lo dimentichi, soprattutto se sei un bambino. Ma torniamo a Shlomo Venezia. A un certo punto lui, questi internati che vengono mandati, che lui stesso, insomma, insieme ad altri, li conduce verso la camera a gas, c'è uno che lo chiama per nome, Shlomo. E lui si gira. È uno zio, mi sembra, un cugino, forse è un cugino del padre. Comunque, un parente. Lo riconosce, Leone, gli dice. E Leone Venezia dice, Shlomo Venezia. Dice, Shlomo, noi moriremo. Penso di sì, dice Shlomo. E Leone dice, parla col tedesco, digli qualcosa. E Shlomo va dal tedesco. E dice, quello è un parente mio. Non è possibile fare qualcosa per lui. E il tedesco gli risponde, no. Siamo tutti nella merda, gli risponde. Shlomo lo dice anche in tedesco, lo dice anche in tedesco, insomma, evito. E dice, l'unica cosa che riuscii a fare era andare nella mia baracca e prendere qualcosa da mangiare che tenevo da parte per farlo mangiare, per fargli mangiare qualcosa. Allora, questa storia, che pure è una storia tremenda, no? E quando la raccontò Shlomo, a me venne in mente un'altra storia, completamente diversa. Mia madre che va alla posta. No? Mia madre va alla posta e quando andava alla posta, c'era sempre, noi abitiamo tutti nella stessa borgata, no? Mia sorella, io, mia moglie ovviamente abita anzi dentro casa mia proprio. Ma al tempo stavamo tutti nella stessa palazzina. E quindi vado alla posta e gli davamo tutti i bollettini. Ma adesso i bollettini li paghi anche in mille altri modi, al tabaccaio online, eccetera, eccetera, ma lì quel tempo insomma, si andava alla posta. E una volta mia madre tornò e disse: non l'ho potuto pagare tutti, perché hanno messo un limite. Non ne posso pagare 10, il limite era tipo 5, 6, c'era un numero. Poi è curioso, no? Che c'è qualcuno che decide il numero. Un detenuto una volta disse, possiamo tenere in cella 12 fotografie. Chi decide il numero? 12, perché non 13? Eh? E 14? E 11? Perché 12? No? E se c'è veramente 22 ore su 24 per riflettere su una cosa del genere, diventi matto. Perché 12? E chi è che ha deciso 12? Allora in carcere qualsiasi richiesta il detenuto la fa tramite una domandina. Attenzione che poi spesso in queste istituzioni c'è un meccanismo che è un meccanismo infantilizzante, per cui l'internato, che sia quello che ha problemi psichici, che sia spesso anche il bambino, no? Che è in una scuola, il detenuto, eccetera, eccetera, viene sempre, gli viene come dire accollato, insomma, un linguaggio infantilizzante. Quindi c'è lo spesino per dire che quello che prende gli ordini delle cose da comprare è sempre un detenuto, insomma. E per cui in questa sorta di meccanismo bisogna fare la domandina per chiedere qualsiasi cosa. La leggenda in alcuni carceri, e poi insomma chi c'è stato, non so, non saprà dire se magari in altri posti il numero è diverso, è che chi è davanti, la persona davanti alla quale passano queste domandine, ne mette via due e ne legge una, ne mette via due e ne legge una. Probabilmente è una leggenda, probabilmente qualcuno l'avrà fatto. Però dà l'idea della stupidità del meccanismo istituzionale. Che più è stupido e più è semplice. Più è semplice e più viene interiorizzato. È semplice, no? Tu lì, tu là, tu lì, facciamo le squadre. E come fai le squadre? Ma io voglio giocare con lui, quello è l'amico mio. Quello sta sul cazzo, con lui non ci voglio stare. E come fai a gestire, capito, la disposizione umana delle persone? No? Allora decido io, tu lì, tu là, tu lì, tu là, tu lì, tu là, perché è semplice, no? Tutto è molto semplice. Quando le cose sono semplici vengono recepite da tutti e nessuno a un certo punto si fa più domande, perché il meccanismo è anche responsabilizzante. È il tedesco che dice, siamo tutti nella merda. È l'agente della polizia penitenziaria che dice, sono recluso anch'io sto partendo. Il detenuto dice, beh è un po' diversa qualcosa. Però il meccanismo, capito, è totalmente responsabilizzante. Alla fine nessuno è colpevole. Il nazismo, alla fine l'unico colpevole è Hitler. Ma, e tutti gli altri? Come andava avanti sta macchina? Tutti gli altri non sono responsabili. Per trovare una responsabilità bisogna fare veramente i salti mortali. Poi nel momento in cui troviamo uno che la responsabilità se la prende, figuriamoci, viene bruciato vivo, insomma, ma anche morto possibilmente se viene trovato morto. C'era molto un piccolo paese, in questo piccolo paese c'era un piccolo governo, e nel piccolo governo del piccolo paese c'era anche un piccolo ministro dell'istruzione. Era un ministro piccolo, 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 perché era un piccolo paese, quindi anche il ministro del piccolo paese era proprio piccolo, 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 piccolo. Infatti molti si chiedevano, ma come è possibile che uno così piccolo, 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 piccolo è riuscito a diventare ministro? Questo era piccolo, 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 ma ci aveva avuto un culo gigantesco, ma meno come. Fatto sta che il piccolo ministro dell'istruzione del piccolo paese un bel giorno pensò di riformare la scuola.
E pensò che nella scuola c'era un problema fondamentale, c'erano un po' troppi insegnamenti. I bambini si confondono. Non per dire che i bambini sono stupidi, che poi insomma lo sappiamo, però si confondono troppe materie. Come fai a fare contemporaneamente matematica e geografia? Veramente, cioè, storia dell'arte e storia, cioè, sono anche simili. Allora era meglio togliere quegli insegnamenti, diciamo, non indispensabili per la piccola scuola e in generale per il piccolo paese. Così il piccolo ministro decise di eliminare, per esempio, le lingue straniere, perché il piccolo paese è così bello che nessuno se ne va all'estero. E poi tolse letteratura, perché la letteratura è oggettivamente un rompimento di cazzo. Tanto è vero che la gente la sera a letto legge per addormentarsi. Poi tolse geografia e geometria perché sono sinonimi, poi fisica, chimica, matematica, eccetera, eccetera. Rimase l'unico insegnamento veramente considerato indispensabile per la piccola scuola del piccolo paese, ovvero sia fila indiana. Fila indiana è un ottimo insegnamento per i piccoli cittadini del piccolo paese, perché i piccoli cittadini, quando andranno a lavorare in fabbrica, se sono abituati fin da piccoli piccoli a mettersi i discorsi in fila indiana, si disporranno in fila indiana anche per lavorare alla galleria di montaggio, alla linea di montaggio. Poi il giorno libero del piccolo paese, che è la domenica nel giorno libero, i piccoli cittadini non vanno a lavorare, vanno in chiesa, allo stadio e al supermercato, che infatti sono tre botteghe che aprono proprio di domenica. Ed è indispensabile sapersi disporre in fila indiana, perché ti disponi in fila indiana per entrare e uscire dallo stadio, ti disponi in fila indiana per andare a prendere il corpo di Cristo e ti disponi in fila indiana per andare a pagare alle casse. Perciò iniziò il primo giorno di scuola. L'insegnante di fila indiana entrò nella piccola scuola del piccolo paese e disse: bambini, disponetevi in fila indiana. I bambini si misero in cerchio, perché i bambini sono stupidi, sono quantomeno distratti, diciamo così, no? E l'insegnante di fila indiana bonariamente disse: bambini, il cerchio non è una fila indiana. Poi sappiamo che il cerchio è vietato, come la bestemmia e la masturbazione. Infatti, chi si masturba diventa cieco. Chi bestemmia diventa ateo, ma chi si mette in cerchio diventa uguale. E l'uguaglianza è un pregiudizio, non esiste. Perciò, bambini, per cortesia, disponetevi in fila indiana in ordine d'altezza. Allora, la prima della fila indiana era una bambina alta e bionda. Dopo di lei ci stava la zingarella che disse: sì, ma maestra, ma io sembro più bassa tra bambina alta e bionda, lei è alta, ma io sono più alta di lei. Lei risulta essere più alta solamente perché c'ha le scarpe con i tacchetti. Giusto? Giusto, disse, senza pregiudizi nei confronti dei zingari, disse l'insegnante fila indiana. È vero, hai ragione. Ma se io mettessi te per prima in questa fila indiana, sì, teoricamente saresti più alta, ma risulteresti comunque essere più bassa dalla seconda. Ma sbaglierei comunque se lasciassi lei per prima, perché magari lei domani vorrebbe con le scarpe basse o addirittura scalza come te che sei una zingarella e sarebbe la prima della fila indiana e risulterebbe lei essere più bassa di te. Perciò vedete, bambini, che per la fila indiana non è un buon parametro l'ordine d'altezza. Perciò, bambini, disponetevi in fila indiana in ordine di colore dei capelli. E i bambini incominciarono a disporsi in fila indiana. Insomma, i bambini fecero un lavoro, diciamo, ci misero molta attenzione. Però poi a un certo punto c'erano tre bambini, il rumeno, la bambina alta e bionda, la bambina bassa e bionda, che avevano lo stesso colore dei capelli. Dissero: signor maestro, ma come facciamo a disporci in fila indiana? Noi abbiamo i capelli uguali. Se dobbiamo rispettare una fila indiana, alla fine noi stiamo per tre e non è più una fila indiana. Giusto, disse l'insegnante di fila indiana. E effettivamente, da questo punto di vista, ovvero sia dal punto di vista del colore dei capelli, questi tre bambini dovremmo dire che sono uguali. Ma come facciamo a dire che sono uguali? Se quella lì è alta, bionda, bella, quell'altra è bionda pure lei, ma è bassa, tragagnotta, ragozza, fa schifo, quella addirittura è un rumeno, è un'altra razza. Allora, vedete, bambini, cercare di comprendere che per una fila indiana, come Cristo manda, il colore dei capelli non è un buon parametro. Perciò, bambini, disponetevi in fila indiana in ordine di diversità. La prima della fila indiana era la bambina alta e bionda. Dopo di lei ci stava la bambina bassa e bionda, poi ci stava la zingarella, poi ci stava il rumeno, poi ci stava la cinesina, il bambino basso grasso con gli occhiali e per ultimo il negro, che essendo negro oggettivamente era il più diverso di tutti, ma nessuno ci aveva fatto caso, neanche il negro si era messo per ultimo e basta. Quindi certe volte anche nei negri c'è qualcosa di buono, insomma. Però il penultimo, che era il bambino basso grasso con gli occhiali, disse: signora maestra, io sono basso grasso con gli occhiali, non voglio stare davanti alle bambine bionde. Però devo stare davanti almeno alla zingarella, perché io sono cittadino del piccolo paese. Ma no, disse la zingarella, anche io sono del piccolo paese. Sì, vabbè, però tuo padre è straniero. Ma no, ancora niente, mio padre è nato nel piccolo paese. Sì, vabbè, però tuo nonno non è del piccolo paese. Ma manco il cazzo, mio nonno è del piccolo paese. Sì, vabbè, dissero tutti in coro. E questo sarebbe bastato per chiudere il discorso. Però beh, quanto uno possa pensare male, no? Cioè, il piccolo paese era comunque un paese democratico. E quindi ne parlarono e dissero: certo, sicuramente, sarete tutti nel piccolo paese, però tutti gli altri bambini vivono nelle case di mattoni, compreso il negretto, che è per ultimo.
mentre tu sei l'unica che stai nelle roulotte. Sono case con le ruote, non sono case. Così presero la zingarella, la misero al penultimo posto, perché comunque l'ultimo sarebbe greco. La zingarella non poteva prendersela con gli altri, disse: signor maestro, ha visto sto negro, questo qua che sta vicino a me, proprio nero, nero come il carbone. Se io mi accoppiassi con lui, i nostri figli sicuramente verrebbero fuori più scuri di me, se non addirittura chiazzati come le vacche. Giusto, disse l'insegnante di Firendiana, eliminiamo il diverso prima che inquini la razza. Presero il negretto, lo fiondarono dalla finestra. L'ultima della fila adesso era la zingarella, la penultima era la cinesina, che disse: signor maestro, le zingari rubano. Ma io non rubo, disse la zingarella, io vado a scuola. Sì, vabbè, però tuo padre ruba. Ma no, ma per niente, mio padre non ruba, lavora. Sì, però tuo nonno è un ladro, ma manco il cazzo, mio nonno c'ha 90 anni, si fa un culo così. Sì, vabbè, dissero tutti in cuore, e questo avrebbe chiuso il discorso, però il piccolo paese, come dicevamo prima, è un piccolo paese democratico, per cui ne parlarono e discussero. Certamente, nessuno della vostra famiglia ruba, ovviamente, va bene, ma gli zingari sono i primi che dicono che non amano il lavoro, mentre i cinesi sono i più grandi lavoratori del mondo. Esatto, disse, corretto, disse l'insegnante di Firendiana, eliminiamo il diverso prima che mandi in crisi l'economia. Presero la zingarella e la buttarono dalla finestra. L'ultima della fila adesso era la cinesina, il penultimo era il rumeno. Il rumeno disse: signor maestra, io sono straniero come la cinesina. Figuriamoci, siamo due stranieri. Noi rumeni nel piccolo paese siamo pochi, anche i cinesi sono pochi nel piccolo paese. Però noi rumeni siamo pochi anche in Romania, mentre i cinesi in Cina sono più di un miliardo. Se venissero nel nostro paese diventerebbero la maggioranza. Giusto, disse l'insegnante di Firendiana, eliminiamo il diverso prima che diventi uguale. Presero la cinesina e la buttarono dalla finestra. L'ultimo della fila adesso era il rumeno, il penultimo era il bambino basso, grasso, con gli occhiali, e disse: signora maestra, ma che fa il rumeno? Ma senti come parla, ma è tal patriota? No, perché se lui diventasse al 100% un cittadino del piccolo paese, lui è più bello e più intelligente di me, mi passerebbe avanti nella Firendiana. Giusto, disse l'insegnante di Firendiana, soddisfattissima, eliminiamo il diverso prima che diventi migliore. Presero il rumeno e lo buttarono dalla finestra. Adesso l'ultima della Firendiana era il bambino basso, grasso, con gli occhiali. La penultima, che era anche la seconda, la bambina bassa, con i capelli biondi, disse: signor maestra, ma l'ha visto sto ciccione vicino a me? C'ha gli occhiali. Cioè, non so se si ricorda, ma io mi ricordo, ma sicuramente anche lei, che persino quando c'era il negretto, manco il negretto portava gli occhiali. Sta cosa degli occhiali non è che sarà mica una malattia infettiva, giusto, disse l'insegnante Firendiana preventivamente, e eliminiamo il diverso, prima che ci impesti a tutti. Presero il ciccione quattro occhi e lo buttarono dalla finestra. Adesso la Firendiana era composta da due bambine, una alta e bionda e una bassa e bionda. Quella alta e bionda disse: signora maestra, non si capisce manco più che la Firendiana, E poi se qualcuno entrasse qua dentro e anche lei gli suggerisse che c'è una Firendiana, potrebbe pensare che l'ordine è inverso. Giusto, disse l'insegnante di Firendiana, eliminiamo il diverso prima che insinui il dubbio. Presero la bassotta bionda e la buttarono dalla finestra. La bambina alta e bionda disse soddisfatta: signora maestra, abbiamo risolto. Adesso sono rimasta soltanto io, che sono uguale e basta, i diversi non ci sono più. Sbagliato, disse l'insegnante di Firendiana, perché siamo ancora in due e tu sei diversa da me. La prese e la buttò dalla finestra. Una brutta storia, ok? Però, no, non è finita, non è finita. Per chiudere, così in maniera ottimista, oggi Sergio mi chiedeva: ma tu sei ottimista o pessimista? E io ho detto: che ne so? Pure avrei dovuto rispondere da breve, e tu? Però per chiudere con un po' di ottimismo, un po' di leggerezza, come piace a noi, diciamo che quell'anno nel piccolo paese tutti furono soddisfatti e primo fra tutti il piccolo ministro dell'istruzione, perché nella piccola scuola nessun bambino venne bocciato.